Ciao! Finalmente video super richiesto che è quello della mia pulizia del viso fatta in casa. Quindi spero tanto che vi piaccia perché me l'avete chiesto veramente tantissime volte. Vi mostro appunto passo per passo, step per step, tutto quello che faccio quando faccio la pulizia del viso fatta in casa. Quindi le maschere, i vapori, tutti i prodotti, insomma, vi mostro proprio tutto quanto. Spero tanto che questo vi piaccia perché questa è la pulizia del viso che faccio da un paio di mesi. Io faccio la pulizia del viso tutte le settimane, quindi una volta alla settimana, e ogni mese oppure ogni 2 mesi, insomma, vado a cambiare anche i prodotti che utilizzo. Se vi piacerà innanzitutto questo video, lasciatemi un pollice in su così mi fate capire che vi è piaciuto questo video. Poi, se vi piace l'idea di vedere anche la mia pulizia del viso, magari una volta al mese oppure una volta ogni 2 mesi, insomma, quando andrò a cambiare i prodotti, che utilizzo quando faccio la pulizia del viso, vi farò la pulizia del viso aggiornata. Quindi fatemi sapere tutto questo con un pollice in su e anche fra i commenti sotto al video. Ora vi lascio la pulizia del viso, spero tanto che vi piaccia perché mi sono impegnata tantissimo e non è stato semplicissimo questo video da registrare. Quindi vi lascio subito alla pulizia del viso, vi mando un grosso bacio, vi aspetto anche sui miei social, soprattutto su Instagram, dove tutti i giorni trovate delle nuove ricettine di bellezza fra le mie storie. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Vi aspetto, vi mando un grosso bacio, al prossimo video. Ciao! Il primo passaggio è la detersione. Io utilizzo l'acqua micellare fatta in casa da me. Ho fatto di questo prodotto il video tutorial poco tempo fa, vi lascio il link nell'info box sotto al video. È facilissima da preparare ed è veramente fantastica perché rimuove tutte le impurità, tutti i residui di trucco. La agito prima dell'utilizzo e poi la passo sul viso in questo modo. A questo punto passo al tonico. Anche questo è un prodotto che ho fatto in casa e anche di questo vi metto nell'info box il link. Si prepara con pochissimi ingredienti, è naturale e va ad illuminare la pelle, a renderla bella fresca, sana, idratata e prepara la pelle perfettamente per ricevere tutti gli altri trattamenti successivi. Io la passo proprio in questo modo, ne metto un po' su un dischetto di cotone e poi vado a passare il prodotto su tutto il viso. E questo è fatto. Passiamo al prossimo passaggio, i vapori. Io utilizzo questa sauna facciale che ho acquistato su Amazon. Vi metto nell'info box il link alla pagina su cui io ho acquistato questo prodotto. Non è sponsorizzato, l'ho acquistato io. Potete farlo tranquillamente anche con la pentola con l'acqua bollente e un paio di cucchiai di bicarbonato all'interno. Insomma, il classico metodo per fare i vapori a casa. Io rimango qui sopra per 10 minuti, in realtà questa sauna si spegne dopo 10 minuti, comunque bastano 10 minuti, ecco. Altro passaggio, lo scrub. Dopo questo faccio lo scrub. Io ho preparato questo con un cucchiaio di farina di cocco e un cucchiaio di olio di jojoba. Potete utilizzare anche l'olio di cocco oppure l'olio d'oliva e al posto della farina di cocco potete utilizzare lo zucchero oppure la farina di mandorle. Ora andiamo ad applicarlo. Vado a massaggiarlo delicatamente sul viso per un paio di minuti per rimuovere le cellule morte della pelle e poi vado a sciacquare il tutto con l'acqua tiepida. Ed ora che mi sono sciacquata il viso, eccomi qui, come vedete, possiamo proseguire. Andiamo ad applicare una maschera per il viso. Io sto utilizzando da un po' di tempo questa maschera all'argilla, yogurt e miele, che è una maschera purificante con cui mi trovo benissimo, di cui vi ho fatto il video qualche mese fa. Vi lascio nell'info box sotto al video anche il link a questo tutorial. È una maschera che lascia la pelle pulita, luminosa, sana, fresca, quindi mi piace veramente tantissimo. Ed è comodissima perché si prepara in pochissimi secondi. Voi comunque potete fare qualsiasi maschera, anche una maschera idratante, anti-age. Io ultimamente utilizzo questa perché mi trovo benissimo. Lascio in posa per 10-15 minuti finché l'argilla non si secca sul viso e poi sciacquo con l'acqua tiepida. Ora che mi sono sciacquata, sono tornata a me stessa, possiamo continuare. Quindi vado ad applicare di nuovo il tonico, che è lo stesso prodotto che ho applicato all'inizio del video.
Tonico fatto, continuiamo. Applichiamo ora il contorno occhi. Io sto utilizzando questo contorno occhi fatto in casa da me con solamente due ingredienti. È un contorno occhi fantastico contro le borse, le occhiaie, contro le zampe di gallina che odio. Non so se anche voi le odiate, ma penso di sì. E vado a stenderlo in questo modo e poi a picchiettare con le dita per farlo assorbire meglio. Ed ora passiamo al siero per il viso. Io sto utilizzando questo all'acido ialuronico che ho fatto in casa e vi lascio anche di questo nell'info box il link. Io sto utilizzando ultimamente solo prodotti fatti in casa praticamente. Vado a metterlo un po' sulle mani e poi vado a stenderlo sia sulla zona del viso che sulla zona del décolleté. Mi trovo bene perché lascia la pelle luminosa, fresca, poi è super idratante e super anti-age. Infine vado ad applicare la crema idratante, sto utilizzando quella della mia linea Oro Bio. Ha un profumo super delicato e poi ha una texture cremosa veramente comoda e poi si assorbe subito, quindi meglio di così. A questo punto la mia pulizia del viso è terminata, spero tanto che vi sia piaciuta e spero tanto di esservi stata utile in qualche modo. Vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!